Salve a tutti, video molto importante perché vorrei parlarvi di paranormale, ma da un altro punto di vista. O meglio, voglio condividere con voi il pensiero generale che ho sull'argomento, che è ciò che mi spinge a pensare certe cose quando davanti a me si presentano delle anomalie. Sapete che in vita mia ho avuto delle prove certe e concrete del paranormale, ho fatto anche video a riguardo, quindi non sto a specificare, per cui non ho dubbi sulla validità delle questioni in sé. Ma quelle prove le ho avute io, non voi, per cui non posso usare quello per convincere uno scettico, perché mi direbbe che mento, o che mi sono sbagliato, insomma. Quello che voglio fare oggi è dimostrarvi sia che esiste il paranormale, sia che non esiste l'idea di paranormale che viene propinata da moltissimi spettacoli televisivi o internettiani. Quindi, scettici e credenti, prestatemi orecchio. Partiamo da una verità oggettiva per tutti, la matematica. La matematica è una cosa concreta, fin qui ci siamo tutti, spero. Se 100 persone si ammalano di un qualcosa di grave, della stessa identica cosa, ma solo 50 muoiono, credo saremo tutti d'accordo nell'affermare che il 50% di loro è morto. Il che vuol dire che il rischio di morire è del 50%, è come tirare una moneta. Chiaro? È statistica, ed è ciò che da sempre governa la mia vita. Io applico la statistica anche al paranormale. Cominciamo dal punto di vista scettico. È statistica che non tutti vivano esperienze paranormali forti. Chi di voi ha mai visto oggetti levitare o scaraventati via? Chi ha visto mai fisicamente un fantasma? Probabilmente quasi nessuno o nessuno. E allora, perché in trasmissioni di Ghost Hunter spessissimo si notano oggetti levitare e altre cose? Potremmo dire è uno di quei rari casi, non proprio, perché coloro che hanno ripreso la scena avevano la precisa intenzione di filmare un episodio paranormale. Sarebbe stato un raro caso se tutti quanti decidessimo domani di accendere una videocamera per 12 ore e puntare verso una stanza della nostra casa o, se volete, andiamo tutti quanti nel solito edificio maledetto. Se siamo in 100.000 a farlo e in uno di questi video accade l'evento, allora sì, ha senso. Ma a chi è che succedono queste cose? A gruppi di Ghost Hunter. Quanti siamo nel mondo? Com'è possibile che queste cose succedano così spesso solo e proprio a noi? La statistica è completamente sbilanciata, è ovvio, c'è qualcosa che non va. Poiché su 3.000 video di persone varie in un determinato luogo l'evento accadrà solo all'esperto di paranormale. Può essere un caso? Può realmente essere vero e non frutto di invenzione? Può esserlo, ma a quel punto dobbiamo analizzare il resto dei video e dei filmati di quel gruppo. Se eventi eclatanti accadono in ogni video o quasi, allora c'è qualcosa che non va. Discorso a parte per uno che mette su YouTube un evento paranormale proprio perché gli è capitato, l'ha filmato per caso e lo ha messo così, ma non ha un canale, non ha un format, non ha uno spettacolo. È diverso, perché lo ha messo in quanto gli è successo. Quindi c'è solamente un video da verificare, non tutti gli altri. Con una statistica del 100% o quasi, vorrebbe dire che l'intero mondo vive in un film horror e noi tutti ci dobbiamo tenere alla larga da una marea di luoghi ed edifici, perché altrimenti succederà il disastro. Oppure, se in quel determinato edificio maledetto succedono cose così forti, devono succedere anche a tutti gli altri o ad una maggioranza di persone. Ogni volta è sempre la stessa storia. Si dice che succede questo se fai questo, io lo faccio e dimostro che non succede niente. Eppure ci metto sempre tutta la mia buona volontà. Qualcuno mi dice che sono solo sfortunato e che gli altri sono sempre tutti fortunati. Ma non si può ragionare così con la statistica, proprio perché è statistica. Non posso essere sfortunato sempre, con tutti quei tentativi, ovunque. E capisco quindi tutte quelle persone che vanno ad accompagnare quelli che gli dicono qui succede questo, vanno lì e non succede, e dicono ogni volta guarda caso ci sono io e non succede niente. Per forza, perché è così. Purtroppo noto persone, soprattutto giovanissimi, ma anche tanti ultra quarantenni, che interpretano qualsiasi cosa come paranormale, anche per via di tutti questi spettacoli che dipingono il mondo come non è. Questa gente fa caso anche ai più minimi segnali naturali e li trasforma in messaggi. Pioggia che smette all'improvviso, una folata di vento, un rumore, sempre tutto paranormale. Il rumore può avere origine paranormale? Sì, certo, ma prima di tutto bisogna assicurarsi che non possa essere altro. Altrimenti bisogna rimanere equilibrati. Nei miei video prendo nota di tutte le cose strane e particolari che avvengono, poi spesso faccio un riassunto, e poi cerco di capire cosa può essere più probabile e cosa no. La verità non ce la posso avere, posso solo sfruttare la statistica. E qui passiamo all'altra parte, quella del paranormale reale. Sempre grazie alla statistica vi ho dimostrato che effettivamente mi sono successe delle cose estremamente improbabili, per non dire impossibili. Prendiamo l'evento della stele sul Monte Morello. Il Ghost Radar, in risposta alla mia domanda come ti chiami, rispose Frederico. E una seconda parola arrivò subito dopo, piacere. Credo fosse questo l'ordine, ma anche se fosse invertito la cosa non cambia.
Si tratta di una risposta precisa e non casuale ad una mia domanda. Precisa, non ha risposto con una parola a caso. Quante sono le parole del vocabolario italiano, includendo nomi comuni e coniugazioni verbali? Un vocabolario base ha circa 45.000 parole, non so se sono incluse anche le coniugazioni e i nomi. Per cui seguitemi con attenzione, prendendolo proprio alla peggiore, quindi 45.000. Se alla mia domanda avesse risposto Federico con una risposta assolutamente precisa e basta, ci sarebbe stata una possibilità su 45.000. In pratica sarebbe stato più semplice morire per la strada per fare quel video. Ma rispondere Federico e poi piacere, beh, fa aumentare esponenzialmente la statistica, lì diventa praticamente incalcolabile. Oppure, quante possibilità ci sono che Randonautica mi indovini un punto estremamente piccolo sulla mappa dove io vado a trovare un uccellino? Ho trovato 4-5 uccellini a terra in tutta la mia vita, quante possibilità ci sono che uno di questi mi sia indicato da un'app? Non è questione del ma non era un fantasma, è questione che comunque ho trovato qualcosa di bizzarro e i messaggi esistono. I segni, che non sono paranormali lì per lì, ma sono stati mandati da, hanno un significato, queste cose esistono alla fine. Gli uccelli si possono trovare fermi al suolo bloccati davanti a te? Sì, genericamente sì, ma è estremamente improbabile. E io non l'ho trovato casualmente mentre passeggiavo, avevo un'indicazione precisa, un punto da raggiungere e ve l'ho mostrato. Ecco come io utilizzo la statistica. So benissimo che la Spirit Box ha alti rischi di mala interpretazione, per cui non applico lo stesso sistema anche lì. Semplicemente segno quello che penso di sentire e a volte certe risposte sembrano estremamente più nette. Ci sono stati altri segnali molto interessanti sui miei strumenti, IVP, luci che si accendevano a comando. In quest'ultimo caso la statistica è fondamentale, perché se ad una tua domanda avviene una risposta, beh, difficile che arrivi un'interferenza programmata sempre dopo le tue domande, interferenza che peraltro se ne va subito dopo. L'ho sempre detto, se si accende lo strumento e rimane fisso acceso, quella è un'interferenza, ovviamente. Il mio video sul rituale di Sara Sarita fu fenomenale, credo uno dei pochissimi video in cui il K2 riusciva a comunicare molto bene dopo le mie domande. Poi ci sono coloro che dicono statistica un corno, fingi, è tutto finto, è programmato, sei falso. A parte il fatto che non ho capito come dovrei riuscire ad alterare il risultato di Ghost Radar, app per iPad e iPhone, con iOS, noto sistema chiusissimo della Apple, non è Android, ma sarebbe impossibile anche su Android, come faccio a andare a programmare un'app che a comando poi mi deve restituire quelle due parole? Forse un programmatore esperto lo sa fare, io non mi intendo di programmazione, mi intendo di informatica a livello di sistemi operativi, non di programmazione. Perché inoltre dovrei alterare i risultati di un video ogni 20 o 30? Chi me lo fa fare di perdere così tanto denaro con investimenti e tentativi per poi ficcare una prova falsa ogni tanto? Tra l'altro, che prova falsa, potrei fare di più e mettermi d'accordo con qualcuno per far apparire fantasmi, far volare oggetti, questo porterebbe sicuramente più interazione. L'evento che avviene ogni tanto non porta a nuovi iscritti, perché quelli interessati agli eventi se ne vanno da chi fa apparire cose eclatanti ad ogni video. Se uno vede qualcosa in un tuo video e poi scopre che negli altri è tutto noioso, semplicemente se ne va. Nel mio caso, se stessi fingendo, sarebbe quindi una grande ed enorme rimessa e spreco di tempo. Ogni tanto qualcuno, sì, mi fa una donazione qui su questo canale, non hanno a che vedere le donazioni sul mio altro canale che è per lo sviluppo delle storie horror, non c'entra niente, ma le donazioni che mi fanno qui su questo canale, usate per questo canale, mi aiutano un po' a ripagare qualche spesa di viaggio, niente di che, sono sempre maggiori le mie spese rispetto a quello che sono poi le donazioni. Quindi, in sostanza, se ci vado in pari, qui è già qualcosa. Come ho già detto, il mio obiettivo è documentare la verità, la realtà. Quello che accade, accade, poi sarete voi a farvi un'idea. Anche io me la faccio, ovvio, ma non conto nulla, perché talvolta potrei interpretare un rumore come qualcosa di paranormale, mentre in realtà magari era un animale. Infatti raramente arrivo a fine video con un'idea precisa di interazione paranormale, rimango sempre con i dubbi, però credo di aver dimostrato che comunque qualcosa c'è. Non sempre, magari ogni tanto, ma qualcosa c'è. Il mio obiettivo finale è riuscire a portare più prove lampanti possibili ai grandi eventi e so benissimo che le statistiche sono a mio sfavore, per cui dovrò fare tantissimi tentativi per riuscirci. Ovvio che se fossi totalmente scettico non ci proverei neanche. Uno che non crede agli alieni se ne starebbe a nottate a guardare il cielo in attesa di astronavi? No. E proprio per questo un po' tutti chiedo, apritevi di più, date una possibilità al paranormale di dimostrarvi che esiste, anche se non è così eclatante come tutti dicono. Io eseguo rituali inventati sul web in cui non succede nulla, eppure li faccio, mi do una possibilità.
E a volte accade che c'è comunque un'interazione paranormale, perché quando si gioca con quel mondo noi siamo comunque ascoltati e qualcuno potrebbe divertirsi con noi ed interagire, chi lo sa. Magari però quell'interazione non ha a che fare con il rituale in sé. Ecco perché continuo a fare anche rituali che apparentemente sono stupidi, però voglio vedere se arriverà qualche interazione, nel mio caso. Mi pare di aver dimostrato però che tutti i rituali non uccidono e non causano i problemi che dovrebbero causare. Sono prove di paura, ragazzi, quelle, sennò a quest'ora sarei morto o maledetto 100 volte e più, altrimenti. Nel rituale delle 11 miglia ci sono commenti fighissimi di persone che mi accusano di aver mentito, di aver negato ad esempio che esistesse il teletrasporto a fine rituale o altre anomalie. Insomma, per loro, io sono il primo appassionato di mistero e ghost hunter a falsare i risultati per far credere a tutti la cosa opposta, ovvero che non è successo nulla quando invece è successo. Vi ripeto, la statistica comanda il mondo. Se tutti quelli che fanno il rituale delle 11 miglia hanno risultati super impressionanti, roba che manco nei film horror, com'è possibile che io non ce li abbia? Eppure ho provato più volte. Volete la risposta più sincera di tutte? Provatelo voi stessi! Così vedrete che andrà tutto bene. Poi potrete inventare qualsiasi scusa davanti agli altri, ma intanto lo avrete provato e dentro di voi vi sarete resi conto della verità. So che già tanti di voi penseranno: no, 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 non se ne parla, sono spaventato proprio da tutti quei risultati, per cui non lo faccio. Ma così rimarrai con il dubbio. Io non ti sto dicendo di credermi sulla parola, che non avviene nulla. Ti sto dicendo di farlo e di trarre le tue conclusioni. Sono giochi, rituali nati sul web, non è niente di... Certo, la suggestione può spaventare, magari se sei super impressionabile non lo fare, però se sei una persona con un po' di coraggio, se sai che magari non ci muori di paura, puoi provare, ecco, anche con degli amici. Il bello di fare YouTube è che il canale lo apri tu, non devi rendere conto a nessuno, non c'è qualcuno che mi paga per dimostrare al mondo qualcosa, non ho un capo che mi dice che devo fare fake o non lo devo fare, altrimenti mi licenzia. Posso fare esattamente quello che voglio fare, e quello che voglio fare è mostrare con onestà quello che c'è. Fine. Semplicemente mi occupo di farlo a livello divulgativo. È una cosa che mi preme veramente tantissimo. Mi posso sbagliare su interpretazioni? Posso farmi prendere dalla suggestione talvolta? Assolutamente sì, ma mi pare di averlo detto spessissimo questo. Le mie conclusioni sono solo mie, l'importante è non aver alterato nulla. Cominciate ad utilizzare di più la statistica, grazie ad essa riuscirete ad essere più equilibrati. Magari vi farete qualche domanda in più ed eviterete di essere troppo creduloni. Allo stesso tempo lo scettico potrà porsi qualche dubbio e analizzare alcuni eventi dal punto di vista delle possibilità. Prima o poi spero che la scienza riuscirà ad inventare qualcosa di chiaro ed efficace per dimostrare l'esistenza degli spiriti e degli alieni. Eh sì, ci sono anche loro. Sul web è pieno di filmati falsi, è vero, ma ne basta anche solo uno reale per dimostrare che gli alieni esistono. Siamo soli nell'universo? Attualmente la risposta non ce l'abbiamo, ma lo spazio è talmente sconfinato che di nuovo la statistica ci risponde: pensi di essere sull'unico pianeta abitato di un universo di cui non riesci a vedere la fine? Quante possibilità ci sono che la vita si sviluppi su un pianeta? Quante possibilità ci sono che tu ora sia in vita? E quindi, allarghiamo, quante possibilità ci sono che non solo tu sia in vita, ma che tu sia l'unico assieme a tutti i tuoi simili nell'intero cosmo, su quel piccolo puntino che è il tuo pianeta Terra. Un saluto!